Precario significa instabile, senza certezza, provvisorio. In Italia il 46,7% dei giovani che lavorano, tra i 15 e i 24 anni, ha un impiego temporaneo. Questa percentuale è in costante aumento dall'inizio della crisi. 42,3% nel 2007, 43,3% nel 2008 e 44,4% nel 2009. Non va dimenticato che anche la fascia tra i 25 e i 35 anni comincia ad avere grandi problematiche. Si stima che i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato in Italia percepiscono un salario medio di circa 800 euro al mese e sono prevalentemente collocati nella pubblica amministrazione e nel mezzogiorno. Spesso le competenze fornite dai sistemi scolastici e formativi non sono adeguate a quelli richiesti dal mercato del lavoro. Gli stage sono usati nella maggior parte dei casi come periodo non di apprendimento, ma di sfruttamento. Sono poi circa 400.000 i laureati che partono per l'estero. La maggior parte non tornerà a lavorare in Italia. Quali sono le conseguenze della precarietà sulla vita di un giovane? Ritardo nel raggiungimento dell'autonomia economica e di conseguenza nell'uscita dalla famiglia di origine. Qualcuno li chiama bamboccioni. Aumento del rischio di povertà. Ritardo nella formazione di un proprio nucleo familiare. Ritardo e spesso rinuncia a fare figli. Ma è veramente così monotono il posto fisso?